Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati sul canale di coppia Davide e Chiara Channel. Bene, iniziamo con questo bellissimo video haul, il mio primissimo video haul fatto qua in vacanza. Video haul fretto misto, perché alcune cose sono state acquistate a Rimini, alcuni sono stati presi qua a Viserbella, però è a Riccione e i souvenir che ho fatto come regalo non li mostro, se no non c'è l'effetto sorpresa. Ovviamente questa è la prima tranche, perché poi c'è molto altro, alcune robe che ho in macchina che ve le mostrerò a Milano, però quelle lì. Iniziamo con questo bel vaso che mia moglie gli piaceva tanto e gliel'ho regalato, con i fenicotteri rosa, il tappo in sughero, perché qua penso che ci voglia mettere le conchiglie che sto raccogliendo con la sabbia, poi deciderà lei. Però è molto estivo questo qua. Questo qua ho pagato solamente 2 euro. Però effettivamente fa molto, è molto estivo, fa molto estate, molto bello. Poi ragazzi, una cosa che è da almeno 20 anni che non prendevo, ho voluto prendere questa cartolina qua ragazzi, guardate che bella, c'è scritto saluti da Viserbella. Questa qua l'ho presa, la cartolina, pagata a 50 centesimi, perché praticamente da quando ci sono gli smartphone si manda tutto tramite WhatsApp, email, cioè tutto istantaneo, e non ci sono più le vecchie cartoline, quindi questo qua è un ricordo di questa meravigliosa, non dico vacanza, ma luna di miele, perché per noi è una luna di miele. E poi è bellissima, è molto bella, guardate qua il gioco di colori, bella, me la ricordo, esatto. Poi ho preso questa calamita a forma di pinguino con scritto Viserbella, come potete vedere, perché praticamente a mia moglie ha la passione delle calamite da attaccare al frigo. Allora, l'ho preceduta e l'ho presa prima di lei, ma penso di prenderne altre magari, se le trovo più belle. Questa è bella, perché il pinguino così non l'ho mai visto. Bella. Poi con questo il naso così, insomma, rappresenta Viserbella. È pucciosa. Come dice mia moglie, è pucciosa. Poi vabbè ragazzi, volevo una cover per il mio iPhone e guardate. Dato che le vedevo in giro, ho detto, ma alla fine non c'è nulla di male. L'ho trovata e l'ho presa. Anzi, dovresti cambiarla. Infatti adesso la cambio, ragazzi. Blu, mare. Fa estivo, perché il colore è azzurro. Cioè, questo qua è un blu. È un blu. Però è molto bella. Mi piace. Poi, ragazzi, è una cosa che magari a voi sembrerà assurda, ma io ho pensato a mia moglie, perché già a Milano, con i lavori di ristrutturazione, stando in piedi, mia moglie gli si era gonfiata particolarmente la caviglia, quella dell'incidente. Qua destra. Esatto. Allora, dato che il viaggio di ritorno, se dovesse far tanto caldo, allora mi sono munito da tutto 1 euro e ho preso il ghiaccio istantaneo. Che carino. In modo che ho preso questi due ghiacci per il viaggio di ritorno, che non si sa mai, però adesso li è passato, al limite avrà un altro utilizzo, ragazzi. Quindi quelli si usano sempre, metteremo nel magazzino una scorta. Poi ragazzi, passiamo alle tazze, devo però vedere quella di mia suocera, perché no, è la tazza del souvenir, quella già messa via. Sì. Allora iniziamo con le tazze, ragazzi. Questa qua, siamo pieni, però a mia moglie gli piacciono le tazze, ho detto vabbè. Sì, ma quella sera hai particolarmente preso le tazze. Ho tirato fuori una tazza, ma ve le devo far vedere insieme. Siccome che mia moglie aveva preso 2 tazze, su scritto ti amo, allora io gli ho fatto una sorpresa e gli ho preso altre tazze. Per me e una per lei, ovviamente. Allora, però, prima vi faccio vedere questa qua, che è della Casa di Carta. Che bella. Che l'adorava. Guardate che bella, fatta molto bene, eh? Qua, aspettate che... Ah, è tutto... Pensavo che era solo da una parte. No, tutto. Guardate che bella. Proprio... A dopo. Adesso andiamo
questa vabbè la lasciamo un attimo qua, poi sistemiamo tutto, sono dettagli come dice mia moglie. Adesso passiamo all'altra tazza, questa qua è di, aspettate, perché quella sera lì mi sono fatto prendere dalle tazze anch'io. È vero? Ah, questa è quella di TikTok che a mia moglie piaceva, l'ha vista, io ormai l'ho capita con lo sguardo, gliel'ho voluta regalare. E faremo TikTok con questa tazza? Molto bella, devo dire, fatta anche molto bene. E stiamo cercando proprio disperatamente la maglietta di TikTok, perché finora l'abbiamo trovata al mercato, ma però era bianca, la classica è nera come la tazza. Allora, abbiamo visto ieri che c'era in un negozietto, ha detto che la facevano solo per bambini, non è vero. E stiamo cercando appunto, perché diciamo che le stanno andando a ruba queste magliette. Abbiamo appunto approvato che in altri negozi hanno anche la doppia XL, perché ci siamo fermati 2 sere fa, l'ho portata a mangiare il gelato. L'XL è enorme, eh? Allora, l'XL l'abbiamo vista bianca e diciamo che va benissimo, la doppia XL mi sa che è troppo larga. Però purtroppo vanno talmente a ruba che tutti la vogliono nera, logicamente, perché TikTok è nero. La troviamo solo bianca. Comunque una di queste sere la devo portare in un negozio dove ha detto che gli aveva finite, ma gli dovevano arrivare, che gliela voglio regalare quella di TikTok. Allora, è un ricordo della nostra luna di miele, della nostra vacanza ed è anche un bel ricordo. Allora, miglior moglie del mondo, miglior marito del mondo. Guardate col cuore, questa è di qua. Sono molto belle, eh? Mia moglie come farà a fare spazio con tutte queste tazze qua che stiamo prendendo? Ma tanto abbiamo il mobile nuovo che... Ah, è vero, mi dimentico sempre, ragazzi. Comunque quella sera lì non so perché ho detto tazze su tazze. Vabbè. Adesso passiamo al pezzo forte succulento. Le tazze le mettiamo qua. Allora, guardate qua, ragazzi. Mia moglie si è fatta prendere dall'euforia, mi ha regalato esattamente, sono 2 paia di boxer color fluo, come potete vedere, di Emporio Armani. Sono veramente belli, io li ho visti, e la particolarità è che questi hanno l'elastico bello alto, mi piacciono veramente tantissimo. Adesso vi faccio vedere, ne tiro fuori uno, anche perché poi non è che so piegare bene come mia moglie. Guardate che bello. Questo qua l'ha scritta solo davanti. Però guardate che bello. Mi ha fatto veramente un bellissimo regalo che io apprezzo molto. Vi faccio vedere anche l'altro, perché vi ho fatto vedere il fluo blu. E adesso vi faccio vedere questo qua arancione. E con la bronzatura, guardate, questo qua, ragazzi, è Emporio Armani. Mi sono sbagliato, sì, no, l'avevo detto giusto, questo qua è Emporio Armani, ragazzi. Adesso la mia mogliettina gentilmente, no, non c'è bisogno che mi ripiega. Questi qua, ragazzi, non li ho ancora messi, li ho lasciati nella sua scatola, perché li voglio, innanzitutto li voglio lavare e poi li voglio conservare per Milano, ragazzi. E adesso vi faccio vedere anche il prezzo per 2 paia di boxer di Emporio Armani. Alla fine non è neanche tanto. No, costicchiano. Guarda la scatola comunque, guarda, c'ha quella di Giorgio Armani. Sì, sì, adesso, adesso ragazzi vi faccio vedere proprio la scatola. Innanzitutto vi faccio vedere il prezzo. 46 euro. Ma guardate che bella. Giorgio Armani. Bella. Passiamo a un altro pezzo di Giorgio Armani. Che mi sono fatto un autoregalo. Questa qua, ragazzi, l'ho comprata perché era scontatissima. Costava, guardate, 49,90 euro, pagata 25 euro. Vediamo se c'è il cartellino dello sconto. No, comunque me l'ha scontata in cassa e vi posso assicurare che ho fatto un ottimo acquisto. Guardate che bella. Questa è A7, ma comunque mi piace sempre tantissimo, Armani. Sempre Armani, un po' le Armani.
E mi sa che se mi... Questa è bella perché appunto è sbracciata. Però ragazzi, vi dico la verità. Non si sa mai, perché se la dovessi ritrovare al prezzo di 25 euro, me la voglio prendere anche nera. Bianco è il mio colore, uno dei miei, tra il rosso e il bianco, sull'abbigliamento è il bianco. Però anche il rosso sono i miei colori preferiti. Però se la dovessi trovare scontata, nera, me la prendo anche nera. Prima di partire andiamo a Rimini, in questo negozio dove abbiamo preso i boxer. Dove ho preso la canotta, appunto. È un altro negozio dove ho preso la canotta, eh? Sì, sono due negozi differenti. Però voglio vedere appunto se dove ho preso la canotta bianca riesco a trovarla anche nera. Qui c'era molta più roba comunque, sì. Anche di altre marche. Ah, poi c'erano in questo negozio, scusate, sono troppo logoroico, ma sono troppo felice. In questo negozio dove ho preso la canotta c'erano borselli, cinture. Volevo chiedere il portafoglio, ecco, devo chiedere il portafoglio, ragazzi. Bene ragazzi, io spero che questo video, il fatto da Tomiso, Riccione, Rimini, Viserbella, insomma, vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere, adesso faccio come mia comunque, moglie. Comunque questo fatemi... qua, ragazzi, è un uomo da sposare, perché io mi sono sposata, ma non perché fa tanti regali. Lui ha fatto molti più regali a me che a se stesso. E quindi grazie. Ma perché amore. Ti amo? Ma veramente mi ha regalato un sacco di comunque, cose. Comunque, vabbè, ci sarà. Ha preso un sacco di souvenir per mia mamma, per i suoi cerini. Ma io voglio ancora fare. Voglio prendere ancora qualche souvenir per mia suocera. Per tuo padre, le scarpe per la non sua cerina. Dirlo. Ma lo sa tuo padre, sandali. Ah, vabbè, comunque devo prendere un paio di sandali per mio padre perché ne va matto. Sandali normali, un bel paio di sandali per mia madre che prenderà anche a mia moglie, ma glieli regalerò io di sicuro perché l'amo troppo, merita. A mia suocera gli ho preso una cosina che non ve la dico. No, vedrete poi quando andiamo da. Però sinceramente gli voglio prendere qualcos'altro perché a mia suocera gli voglio un mondo di bene. Suocerina mia, sei la mia preferita e quindi meriti anche te tanto. E poi devo trovare qualcosina per Sharon. Hai visto, amore, quando tu hai detto devo essere più nero di mia moglie, mi sono messa sul balcone un attimo, ho preso colore. Ecco. Bene, ragazzi, fatemi sapere quello che vi è piaciuto di più. A me piace questi. Ma smettila. Bene, ragazzi, io vi auguro una buona domenica sera e mi raccomando iscrivetevi a tutti i canali che è gratuito, a tutti i social, seguite mia moglie, seguite anche me. Ah, un acquistone che hai fatto è questo. Ah, se ragazzi, segue... anche il piercing al naso, mi ero dimenticato, 2 euro ho pagato in argento. Acquistone che ci segue da Riccione. Da Riccione mi segue. Ed è ancora più. È ancora sigillato. Cioè, l'ha volute, ragazzi, le ha volute. Questa sera me le mangio, sono ancora sigillate. Bene ragazzi, mi ero dimenticato di far vedere l'acquistone da 2 euro, però l'acquistone più grande, ho preso anche un tagliaunghie perché volevo unghie lunghe, 1 euro, ma l'acquisto più eclatante che ho fatto ancora prima di partire, ragazzi, che stanno resistendo, 90 centesimi di infradito da Primark. Bene ragazzi, io vi saluto, se no divento troppo logoroico, solito bacione, solito IEA e ciao!